bla bla bla. Grazie Sandro per avermi invitato in questa operazione. Io vi parlerò soprattutto del mio lavoro e del mio passato, con quello che ho iniziato e l'oggetto con cui ho iniziato la mia carriera, l'oggetto che quindi mi ha aperto il mondo del design, questo mestiere affascinante, sono il servizio di posate che mi ha disegnato Carlo Scarpa e che poi ho realizzato in oro in argento, distribuendoli in tutto il mondo. Sono anche molto affezionato, tra l'altro, ai progetti realizzati con Metro e Soft Sass. L'opera più importante, il lavoro più importante, sia sempre l'ultimo fatto e soprattutto quello che si farà domani. Vi parlerò del mio ultimo lavoro, che è un progetto che nasce 2 anni fa con degli amici turchi e che si chiamerà Art Carpets Cleto Munari & Friend. Però ci tengo ancora a ricordare un amico, quel Carlo Scarpa, al quale devo molto. E mi diceva spesso che era un esteta, un uomo che aveva innato senso delle proporzioni, e questo per me era il più grande complimento. Eppure il bello è qualcosa di sfuggente e misterioso. Non riesco a pensare a una definizione calzante, ma il bello associo le arti e l'architettura del Cinquecento, quel senso dell'armonia, di una classicità che contiene in sé tutte le bellezze della tradizione. Il mio lavoro del passato, come quello fatto sui tappeti della collezione Art Carpets, nasce da una curiosità di fondo, una curiosità per la vita e dalla voglia di spostarsi e di muoversi dentro e fuori le colture. L'osservazione di come, per esempio, la gente cammina di l'idea di un nuovo paio di scarpe, per quella che io chiamo vestibilità dell'oggetto. Per me è sempre stato New York e San Francisco, sono sempre state due fonti principali di ciò che poi ho realizzato. Se avete fin da subito che questa, oltre che essere una vertigine estetica, è soprattutto un viaggio geografico che ti fa muovere sia negli stili, storie, dei suoi protagonisti, sia negli spazi propri dei tappeti, gli oggetti e delle impronte indelebili. Tutto parte da Vicenza, eppure grazie all'esperienza di Moret, col quale abbiamo messo insieme un gruppo di persone che si chiamano Alessandro Mendini, Mario Botta, Dario Foss, Sandro Chia, Mio Paladino, Ettore Mocchetti, Desia Centarzo e Xavier Mariscal e il sottoscritto, riusciamo a conservare una delle caratteristiche del Medio Oriente, quell'esperienza e quel gusto per la progettazione e la produzione che solo la Turchia è ancora in grado di poter fare e che può considerarsi la culla dell'artigianato. Qui il lavoro di editing e di progettazione di materiali incontra tutta la classicità che ho sempre amato, quella classicità che, ben prima dei grandi del Novecento, era prerogativa dei nostri migliori architetti e di Palladio al suo apice.